Se fosse legge il disegno di legge, che quindi è ancora una proposta di Alessandro Zan, il disegno di legge Zan, il primo a essere condannato sarebbe Fedez. E naturalmente nessuno lo ha detto, perché abbiamo visto Fedez schierarsi in maniera molto risoluta, invocando la libertà contro la censura in favore del disegno di legge. In realtà quel disegno di legge indica che occorre avere un atteggiamento di rispetto verso qualunque posizione, in ambito sessuale, ma evidentemente anche nell'ambito del pensare. Non è che la vita si può ridurre al sesso. E infatti, pensando proprio a una componente ideologica, di contrapposizione ideologica, di razzismo, dice il disegno di legge all'articolo 2. Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale etnico, quello che deve essere sanzionato, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla identità di genere o sulla disabilità. Intanto vengono messi in mezzo i disabili come se fossero una categoria da proteggere, oltre alle ragioni della tutela e delle garanzie che devono essere date a un disabile. Ma non mi pare che qualcuno per discriminazione nel suo cervello o per omofobia o per transfobia o per lesbofobia se la possa prendere con un disabile. Non solo sarebbe un vigliacco, ma la ragione non avrebbe fondamento, non c'è una contrapposizione di idee. Invece quella contrapposizione, quella istigazione a delinquere, quella istigazione alla violenza è nelle parole di Fedez che lui ha detto e scritto contro le donne, le quali evidentemente sono considerate un genere su cui non occorre porre nessuna limitazione alla violenza. Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, te la do tutta se ammazzi Barbara D'Urso, se ammazzi Barbara D'Urso, perché io non posso ancora concedermi questo lusso. Questo dice Fedez, canta e indica all'odio di chi lo ascolta Barbara D'Urso. Non basta. Stupro la Moratti, dice, e mentre mi fa un bocchino le taglio la gola con il taglierino. Beh, mi pare che a proposito di razzismo, di propaganda di idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti, qui ci sia tutto quello che meriterebbe la condanna se la legge ci fosse. Stupro la Moratti, dice questo gentiluomo, e mentre mi fa un bocchino, le taglio la gola con il taglierino. Questo è l'atteggiamento mentale di un cantante che parla a un vasto pubblico di suoi fedeli. E ancora, verso la donna. C'è chi fa la ragazza immagine, evidentemente per lui ritenuta una categoria negativa, come se non fosse ragazza immagine per altri versi, fosse una dimensione a lui gradita, Chiara Ferragni. C'è chi fa la ragazza immagine per noia, per alimentare la sua immagine, la troia. E quindi la ragazza immagine viene chiamata troia. Anche questa è discriminazione, piuttosto grave, direi. Siete troie, troie, non fate le modeste. Guarda come cazzo sono vestite queste. La mandi in giro vestita da troia, poi piangi se la violentano. Sono troie e se non lo sono, poi lo diventano. Il che vuol dire quella logica per cui una donna violentata chiama la violenza perché è vestita da troia. Il pensiero più maschilista, quello contro cui la legge Zang è stata pensata, è espresso da Fedez. Ora uno può dire sono canzoni, sono cose che ha detto in un altro momento. Sono cose che ha detto. Certo, si sarà pentito, sarà cresciuto, ma è proprio questo tipo di atteggiamento che il decreto Zan intende sanzionare. E quindi è giusto votare il disegno di legge, non il decreto, il disegno di legge Zan, proprio perché punisce gli atteggiamenti di violenza di cui è rappresentante anche uno come Fedez, che però a questo punto, improvvisamente, sembra invocare l'attenzione di tutti perché la Lega cerca di arrestare
il percorso della legge Zanna e quindi si sposta dall'altra parte e diventa il paladino di quella legge per cui lui sarebbe condannato. Dice, ma questo è non rilevante perché uno può cambiare idea, e certo avrà cambiato idea, ma dire, lo ripeto, stupro la Moratti e mentre gli fa un bocchino le taglio la gola con il taglierino vuol dire avere una formazione mentale, perché puoi anche dimenticare queste cose, ma il tuo atteggiamento è razzistico, di odio, di violenza, di incitazione alla violenza, di esaltazione della violenza. Ecco, io credo che questo sia bene che lo si sappia, perché quella capacità di ribaltare la sua posizione attraverso l'esaltazione del disegno di legge va interpretata come condivisibile, perché nessuno di noi è per la discriminazione, ma lui è il primo i cui atti hanno mostrato, i cui pensieri hanno mostrato un atteggiamento discriminatorio. Quello che si chiama fobia contro il diverso, essendo per lui diverse la D'Urso e la Moratti, meritano di essere uccise o stuprate. Ecco, pensate a questa cosa, perché forse non è ancora stata chiarita così limpidamente. D'altra parte qua abbiamo le parole, i testi, il testo del disegno di legge, il testo di Fedez. Il testo di Fedez deve essere condannato.